Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di The Banner Saga 2. Allora ragazzi, stiamo combattendo un sacco ultimamente e ci sono state parecchie battaglie in effetti e in alcune sono state anche sono stato anche leggermente in pericolo, però ci sono alcune cose da dire. Uno, mi serve fama, perché tantissimi personaggi possono avanzare di livello ma non ho abbastanza punti fama per farli avanzare, motivo per cui preferisco combattere quando posso, perlomeno in questa fase, anche se effettivamente questo potrebbe essere un rischio, no? Però, insomma, mi fa piacere farlo. L'altra cosa è che effettivamente sono stato ripreso da uno tsunami di bontà e vedere questa città così assediata mi ha fatto venire voglia di combattere per proteggere tutto quello che si può proteggere. Quindi, una battaglia l'abbiamo già fatta, abbiamo diviso le nostre forze contro il parere di certi, però dai, dovrebbe alla fine andare. Quindi, andiamo e speriamo che non siano tantissimi. Sono tantissimi. No, vabbè, dai, non sono poi così tanti. Facciamo un po' una cosa. I centauri hanno un po' più di punti vita, quindi anche se non è la cosa più adeguata da fare, credo che li userò come scudo in una maniera o nell'altra. Vai, tu comincia a colpire subito proprio senza ritegno. È già arrivato a contatto. Vabbè, ma il calcione. Proteggete le provviste, senza la gente morirà di fame. Infatti, allora, un bel calcio del mulo. Bam. Allontaniamoli. No, tu resta qui. Alcuni non dovrebbero arrivare agitata. Fermate i distruttori prima che... vabbè. Sarà opportuno fare questo? Non lo so. Vabbè. Dai. Oddio. Vabbè. Poi mi posso muovere un altro po' comunque. Rischioso, rischioso tanto. Vai, uccidilo. A posto, va bene. Porca miseria, Odlif, certo che è. È veramente poco efficace, te lo posso dire. Ma tu che abilità avevi? Scorie ardenti. Aspetta. Provoca un danno alla forza. Beh, vai. Oh. Beh, questo è lontano, non dovrebbe riuscire a colpire. Va bene, va. Fai così. E un paio sono giù. Stordito. Vai qua. Non so se è una buona idea effettivamente. Ah, beh, però dai. Scudo. Oh no. Ecco, te pareva. Vabbè, dai. Fallo, va. Bam. E poi scappa. Au. Vabbè, poco male. Poco male perché così mi posso allontanare. Allora, flagello. Ottimo. No.
Un'altra bomba. Porca miseria. Non bene. Un'altra ancora. Madonna mia. Va bene, ha battuto un altro. Vai, vai, colpisci. Esatto. Au. Vabbè, dai, anche se rimani ferito, sti cavoli. Teulu. Fama più 5, va bene. Svanisci. Ok. Ah, ah. Male, male. E sai che faccio? Abilità travolgere. Ah, aspetta, ma dovevo farlo... vabbè. Devo fare diversamente. Guarda, vai a eliminare questo, va. Merda! Ma un altro è andato. Purtroppo, vabbè, c'era da aspettarselo. Disgraziatamente. Vai, va. Perfetto, ha fatto bene. Ah, mi devo muovere qui. Vai. A posto, andata. Va bene, dai, ce l'ho fatta. Molto bene. Purtroppo un paio sono caduti. Tre nemici con una centaura. Tre nemici con un centauro Teulu. Ok. Vabbè, ferito lui. Ed è ferito Ogun anche. Porca miseria, un sacco di feriti. Vabbè, grazie a Dio. Un'altra cosa che avevo pensato è che ho tante provviste. 19 fama, molto bene. Quindi posso permettermi di riposare a lungo. Cosa hai fatto? Dice il vecchio, ma la sua voce si spezza. Sorride improvvisamente. Tutti quelli che contano sono vivi e c'è anche un sacco di cibo. Non posso ringraziarti abbastanza, ma scommetto che i mercanti troveranno un accordo con voi. Grande. Ivar e Akon ti trovano. Entrambi appaiono stanchi, così come ti senti anche tu. Non so quanti di noi abbiano superato cose del genere. Non mi sarei mai aspettato di vedere dei centauri nella mia vita, tantomeno di combatterli. I distruttori sembravano disperati. Combattevano come noi, vuoi dire? Come se non avessero niente da perdere. Io non ero preoccupato. Con il grande Ingvar dalla nostra parte, come avremmo potuto fallire? Ivar ti guarda e brontola. Allora. Quel nome appartiene a una vita fa per Ivar, lascialo stare. Una vita o due per gli umani, ma non dimenticare quanto viviamo a lungo noi Varl. Più a lungo di quanto sappiamo come impiegare il tempo, in molti casi. Guardi Ivar chiedendoti cosa gli passa per la testa. Dannazione, Ingvar, sei sempre così, sono contento che te ne sia andato dalla città dei Varl. Per quanto riguarda me, credo che sia il momento di bere e riposare. Juno si avvicina al vostro gruppo inaspettatamente.
Concordo, purtroppo tutto questo combattere ha inflitto un duro colpo alla carovana. L'Undaro, ciò che ne rimane è difendibile, permetterà a tutti il riposo terribilmente necessario. Non voglio discutere con la Valka su questo argomento. E io non ho fretta di entrare nel vecchio bosco. Ho sentito strane cose su quel luogo. Sono sicura che andrà tutto bene. Guardi la Valka mentre tutti se ne vanno. Sembra meno fiduciosa di quanto tu l'abbia mai vista prima. Ok. Ah, torniamo con i corvi adesso? Ma allora, scusa, Juno non è morta allora. E che diavolo? Il tuo materasso di fieno ti fa sentire prurito, ma è più comodo che dormire sul suolo duro e freddo. Mentre ti ritrovi nella tua stanza privata, senti qualcosa. Avvolgendoti nel tuo mantello di orso, fai un passo fuori e ascolti. È il suono di una battaglia lontana, fuori dalle porte, dove sono i tuoi corvi. Corri alle porte urlando alle guardie di aprirle. Sembrano pallide. Giuro sugli dèi che vi farò molto di peggio se non aprirete queste dannate porte, gridi. Le guardie seguono il tuo ordine e sei quasi travolto dalla calca di membri del clan che spingono per entrare. Il vecchio viandante della tua compagnia ti trova. Solo qualche distruttore in ricognizione, dice. Ci hanno sorpresi nella neve e abbiamo perduto qualcuno, ma li abbiamo eliminati. Però ne arrivano molti altri, probabilmente. Mentre parla, la nevicata diminuisce di intensità. Giusto in tempo, la tempesta deve essere in movimento verso sud, non che cambi molto per te che fai la bella vita là dentro. Vabbè, qualche combattente in meno. Acchiappi un corvo che ti passa davanti. Voglio che ognuno dei nostri combattenti sia pronto a muoversi, subito. Organizza loro un accampamento dentro queste porte e aspettatemi. Il combattente annuisce e se ne va a cercare tutti. Dov'è quella Valka Foktut? Forse sulle mura. La Valka Foktut è qui. Valka Zephyr, non vi ho mai sentita parlare così. La silenziosa apparizione dei due riparatori ti coglie di sorpresa. Eri fuori dalle mura, cosa hai visto? Distruttori in avanscoperta, scommetto le mie asce che il loro esercito si sta dirigendo qui. Il giovane riparatore sbarra gli occhi mentre fissa Artiglio e Zanna. E se fosse vero, raderebbero al suolo questo posto, la tempesta deve aver nascosto il loro arrivo. Oppure li ha tenuti a bada. Ma perché sono qui? Perché ora? Non importa, ci dirigiamo alle montagne. Ma i corvi possono affrontare tutti quei distruttori, specialmente con l'aiuto di una Valka, come quella volta al fiume Rache quando hai aiutato la Valka Fjorin. Fallo tacere prima che lo faccia io. Zephyr mette una mano sulla spalla di Nichols e lo tira indietro. Non è il momento per raccontare storie, riparatore. Un corno da guerra squilla per tutta la città. L'esercito di distruttori che ti aspettavi è reale. Nichols, trova Gundmondr. Le sue guardie devono calmare la gente, ma porta lui a incontrarci al fienile con il carro. Il giovane riparatore segue gli ordini senza discutere. Non male come qualità. Il carro non è affar tuo. Non sono d'accordo. Una Valka morta ti dà un carro da nascondere nei più profondi recessi di un fiume e improvvisamente appare un esercito di distruttori? Se non hai già provato, dubito che saresti in grado di aprire il carro. Se è chiuso come mi aspetto, io sono l'unica che può aprirlo. Te l'abbiamo detto, Juno non è morta. Stavamo viaggiando con lei. Lascia che ti dica qualcosa che compromette la mia posizione come Valka. La Juno che ho conosciuto io e che l'intero consiglio ha conosciuto è stata messa a morte da noi, dal consiglio. Avete ucciso una dei vostri. È una sentenza molto rara, usata solo per le violazioni peggiori. Alterare la mente delle persone, i loro pensieri, è una di queste violazioni. Folka tace e ti guarda. Non dici nulla. Zephyr nota lo scambio silenzioso, ma non ti fa domande. In ogni caso, Juno è stata messa a morte ed Eowyn è stato imprigionato. Nel suo dolore è fuggito con il corpo di Juno, ma nessuno può dire per quale scopo. Quindi no, non sarete pagati al consiglio per un lavoro assegnatovi da una Valka di cui abbiamo terminato la vita. La tua irritazione cresce mentre suona un altro corno da guerra. Due segnali significano una grande forza in avvicinamento. Raccogli quello che ti serve e affrettati verso il granaio, è il momento di scoprire il vero motivo per cui sei qui. Ok. L'ultimo distruttore cade e tu fai una pausa, prendendo un gran respiro. La nevicata finalmente si sta calmando, la tempesta si muove verso sud. Rientriamo, dici. Ok. Beh. Ah, sì, il mercato è inutile, tanto la fama non ce l'ho. Per... sì, vabbè, provviste... No. Vabbè. L'odore di fieno e sterco di Yox è forte quando entri nella robusta stalla di legno. Zephyr e Nichols stanno parlando a bassa voce con il capitano delle guardie, Gudmundr, che guarda il grande carro nervosamente.
Tutti sanno perché siamo qui, dice. Io non credo alle coincidenze, ma non riesco a immaginare cosa possa attirare un esercito di distruttori a Bindal, eccetto il contenuto di questo carro. Muove la lancia in una trama complessa, talvolta scuotendo la testa e ricominciando da capo. Alla fine ti guarda perché tu lo apra. Wow. Oh mio Dio! La vista del corpo del Sundr Bellower nel carro mette a tacere tutti tranne te. Urli mentre il ricordo del sogno lacera la tua mente e cadi in ginocchio. Una strana torre di pietra bianca, fulmini, paura, confusione, diffidenza. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto questo. Bolver, Kay! La voce di Folka ti strappa al sogno mentre lei si scuote per le cinghie del mantello. Tutti stanno guardando. Un altro sogno? Chiede. Metti a fuoco il tuo sguardo su di lei. Una torre di pietra bianca, fulmini. Di cosa stai parlando? Chiede Zefro, allontanandosi dal carro. Il suo tono è pieno di preoccupazione. Ho visto una torre, fulmini, io non so cosa ho visto. La Valka fa una breve pausa prima di alzare le spalle. Questo è inaspettato, dice Zefro. La Valka non sembra avvezza alle sorprese. Gudmund, continua con i tuoi incarichi. Nichols, prendi dei combattenti e apri la miniera. Tieni quella strada libera a ogni costo. Mentre gli uomini stanno per andarsene, lei indica il carro e grida. Non una parola su questo. Loro annuiscono mentre si allontanano. Lei si volta verso di te, Folka. Questo carro, non sono sicura del perché ci stiano attaccando, ma se i distruttori recuperassero Bellower... È morto, chi se ne importa se lo prendono? Non può morire, la sua immortalità è più che una semplice chiacchiera. Le vite dei distruttori non hanno una fine naturale, ma possono essere uccisi. Tutti tranne il Sundr immortale, Bellower. Vivono per sempre? Zefra annuisce, ma sembra persa nei suoi pensieri. Come fai a sapere tutto questo? Zefra sospira. I Valka conoscono molte cose sulla vita nel mondo. Non posso entrare in ulteriori dettagli adesso. Ulteriori dettagli? Non c'era nessun dettaglio! Un esercito di distruttori sta arrivando per questo carro. Ti dirò di più quando sarà al sicuro. La tempesta da sud dell'esercito di distruttori da nord ci lascia una sola via d'uscita, la miniera. Aspetta, la nostra via d'uscita è infilarsi in un buco per terra? Lì i Valka hanno dei sentieri che ci permetteranno di fuggire, ma con tutta quella gente sarà difficile. Perché dovrei fidarmi di qualsiasi cosa tu dica? A cosa mi servirebbero le bugie in questo momento? Se la situazione non fosse disperata, perché dovrei rivelare i segreti custoditi al Consiglio? Sembra più sincera di qualsiasi Valka o riparatore che tu abbia mai incontrato. Se veniamo con te, cosa ci vuole? Abbiamo solo un paio d'ore per spostare cibo e persone nella miniera. Sarò all'ingresso a preparare la strada. Aiuta a caricare i carri vicino alle porte oppure avverti le famiglie nelle case della nostra partenza immediata. Senza aspettare una risposta, Zefro se ne va in fretta. Sai, potremmo sempre prendere il carro di Bellower e tentare la fuga tra le montagne. Richiudete il carro di Bellower. Naturalmente una città nel caos è allettante, mi fa chiedere cosa potremmo trovare nella sala grande. Non sono alla tata di questa gente, aspetta. Restiamo con la Valka per ora. Va bene, ma in un paio d'ore non potremo fare tutto, è il momento di scegliere il nostro veleno. Vi dirigete all'accampamento dei corvi. E beh, allora, adesso. Mercato, niente. Sala grande. Scegli alcuni corvi fra quelli che sono ancora in giro, perché si uniscono a te per indagare nella sala grande. La porta principale potrebbe essere più semplice, dice Folka, ma potremmo far scendere qualcuno dal tetto, passerebbe dalla grondaia senza problemi. Ci pensi su. Mi ero reso conto che sei una tipa da furti. La mia famiglia ha sempre lavorato sodo per tutto, così ho fatto io, dice Folka. Abbiamo dato quasi tutto per un Jarl che è ingrassato senza mai lavorare. Guarda la sala grande, immagino che se prendessimo qualcosa da un posto del genere, probabilmente ce lo saremmo guadagnato. Giusto o sbagliato, crede in ciò che dice. Faremo a modo tuo, Mogun, sta a te. Praticamente lanci l'uomo sul tetto coperto di neve, scivola un po' di volte prima di scendere da una grondaia. Il tempo passa senza segni a parte sua, ma uno dei corvi ti avverte che un gruppo viene fuori dalla porta principale. Andiamo, ordini. Tutti voi ritornate all'accampamento dei corvi, eccetto Mogun. Po' di tempo dopo sei preso di sorpresa da chi si avvicina. Gudmund e le sue guardie marciano con una mezza dozzina di corvi legati. I tuoi uccellini cercavano di prendere dalla sala grande cose che non appartengono loro, dice. Non dici nulla. Tu e i tuoi combattenti ci sareste stati veramente d'aiuto oggi, dice il capitano delle guardie, ma voi non fate niente se non siete pagati.
Se fosse un altro momento ucciderei questi patetici ladri, ma abbiamo bisogno di combattenti per ciò che sta arrivando. Ti guarda, dovremmo raggiungere la miniera. Alla miniera Mogon si riunisce a te. Ho dovuto nascondermi finché tutti non se ne sono andati, dice. Spero che questo pareggi i conti per la faccenda del carro, eh? Ti porge qualcosa prima di entrare nella miniera. Wow, cos'era? È Icre il verde? Sono soltanto 6 Varl. Vabbè, membri del clan, combattenti. Sono parecchi. Oh cacchio, le provviste però. I pozzi minerari sono angusti e più di una volta le tue corna rotte cozzano contro una trave e il soffitto grezzo. Segui la Valca Zefra alla testa della carovana. Lei sta accendendo una delle molte torce attaccate alla parete quando ti raggiungono urla provenienti dall'imbocco della miniera. Distruttori! Le porte della città non hanno fatto nulla per fermare la loro avanzata. Gudmund e i suoi uomini li rallenteranno, dice Zefr, ma potrebbe non bastare. Hanno l'ordine di far crollare l'imbocco se verranno sopraffatti. Li aiuterai perché non siano sopraffatti? Corvi, torniamo fuori. Risalire verso l'imbocco è come nuotare controcorrente. Paesani terrorizzati spingono avanti e a malapena lo spazio per far passare lo Yox e il carro. Gudmundre, nei suoi modi arcigni, sembra contento di vederti. Non c'è un vero piano, dice, uccidine solo il più possibile. Corvi intorno a te sorridono a queste parole e iniziano a cantare. D'accordo, è esatto. Ok. Zephyr? Davvero? Vento runico. Riparazione. No. Nichols invece? Ah, solo riparazione? Lanciatore d'ascia non mi è piaciuto tanto. Folka è buono per la difesa. Oh, Ekil, giusto. Lui è fighissimo. Di Gudmund. Devo avercelo per forza, vero? Muro di pietra e muro di scudi. Vabbè, d'accordo. Vada per questo. Sì. Fama purtroppo pari a zero. Oh, questo? Due livelli del talento. Ma tanto non ce n'ho manco uno di livello 7 io. Ah, dannazione. Va bene. Andiamo. Che simpatia. Cos'è quella cosa tetra che fa la guardia con i cantapietre? Vabbè, senti, io avanzo il più velocemente possibile. Devo eliminare più gente prima che posso. Perché purtroppo c'è tanta gente che... Non sono tanto sicuro di quello che voglio fare. Vabbè. Dovrebbe andare bene così. Proviamo un po'. 4 e 4, esatto. Sto dannatissimo, guarda. Muoviamoci di qua, va. Eccone altro. Questi, se non li elimino in fretta, faranno un disastro. Sempre tempesta, vero? Vabbè. Au. Vabbè. No, non so se ce
c'ho proprio intenzione di... Vabbè. Il giallo sanguinoso potrebbe essere molto utile in questo frangente, per indebolirlo un po' e indebolire contemporaneamente anche l'armatura. E infatti è andata così. Oh, mannaggia le bombe! Purtroppo... Wow! Sono fatto malissimo! Ho fatto male pure a lui, ma com'è possibile? Ho fatto una stronzata, mi sa. Vabbè, attacca, dai. Ah, ecco. Qual era la cosa simpatica? Wow. Allora, dovrebbe morire. Au! Ma che cazzo? Ma che è successo? Vabbè. Amen. Non mi interessa. Uno in meno. Vabbè, se non altro, la cosa positiva è che... Adesso. Vai, flagello sanguinoso un'altra volta. Benissimo. Vabbè, qui basta veramente un non nulla adesso. Che sta succedendo? Au. Senti, mi sa tanto che tenterò di... andare verso di lui, sapete? Mi ha avvelenato il malefico. Attacca lui. Bam. Oh oh. Male male. Furia dell'orso. Mi sa tanto che... Ah, un'altra volta. Che fastidio. Una bella tempesta qui è perfetto. Vabbè, mi ho danneggiato anche lui, ma... Amen. Vai, vai. Perché così poco? Ai ai. Mi sa che è il caso di filarsela, sapete? Perfetto. No, ma che tempesta, fermati. Attacco. Seccalo. Babam. Ho
quale pillage. Vieni qua. Muori subito. A posto. Wow. Oh cazzo. Ci mancava. Oddio. E mo? Va bene. Non è che sia andata proprio benissimo, Ritiriamoci, ripete Gunmundr. L'apertura è pronta a venire giù. Mentre tutti corrono nella miniera, il capitano delle guardie ti getta un pesante martello e indica una trave. Ti meriti l'onore, dice. Ti volti e vedi il cielo grigio, la neve, Bindal e i distruttori che vengono verso di te. Con un colpo possente spezzi la trave e le rocce iniziano a cadere. Getti il martello e ti precipiti lungo il cunicolo verso la luce delle torce. Non mi posso accampare. Più avanti il percorso è un vicolo cieco contro la superficie levigata di una grande roccia piatta. Dovremo accamparci, dice Zephyr. Potrebbe essere l'unico sonno decente che questa gente farà per giorni. Nichols dovrà assistermi per sgombrare la strada, ma tu e io dobbiamo parlare. Ok. Va bene, va bene. Allora, tanto per cominciare, eroi, vediamo un attimino come siamo messi. Ah, vabbè, in realtà... No. Non so perché pensavo ci fosse qualcuno di ferito. In realtà, no. Mi sta bene così. Allora, Bersi, posso promuoverti per caso? Sì. Però, boh, sti 9 punti fama forse è il caso di tenerseli, sapete? Già, già. Penso che sia proprio la cosa migliore da fare. Va bene, ragazzi, allora io vorrei interrompere qua. Uno, perché purtroppo devo scappare, non ho, sono un pochettino di fretta. E due, perché effettivamente una volta fatte queste chiacchiere e andati via da qua, mi sa che ci aspetta un cammino abbastanza lungo. Quindi meglio interrompere qua, rimandare le chiacchiere con la Valka alla prossima puntata e tutto il resto pure alla prossima puntata. Va bene ragazzi, quindi per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche i link alla playlist con tutti i video della serie di The Banner Saga 2. D'accordo ragazzi? A presto!